After an exhausting day, the Pope met with the Sicilian youth in a central square in Palermo. When he came down from the Popemobile, this young woman hugged him as a representation of a hug from everyone. Those who attended in the square did not want to return home without taking a photo of the Pope. Then three young people greeted him on behalf of everyone and asked him three questions. Come può un giovane o una giovane del nostro tempo ascoltare la voce del Signore? Dio, come vuole che viviamo nella nostra terra il nostro essere giovani? In an intense speech, the Pope asked them not to be carried away by pessimism and not to be afraid to be personally involved in the construction of the future of their land and of the church. Therefore, he explained that in order to know God, one must decide to be generous with people. Come si ascolta il Signore? Come si ascolta? Dove parla il Signore? Voi avete il numero del telefonino del Signore per chiamarlo? Il Signore non si ascolta stando in poltrona, capite? Io seduto, la vita comoda, senza far nulla, vorrei ascoltare il Signore. Mio Dio, ti assicuro che ascolterai qualsiasi cosa meno il Signore. Sognate in grande. Sognate in grande. Alla grande. Perché nei grandi sogni tu troverai tante parole del Signore che ti sta dicendo qualcosa. Using an example from Spanish literature, he told them that it's better to be good idealists like Don Quixote than lazy and unrealistic like Sancho Panza. Gesù non vuole che rimane in panchina, ti invita a scendere in campo. Non ti vuole dietro le quinte a spiare gli altri o in tribuna a commentare, ma ti vuole in scena. Mettili in gioco, mettiti in gioco. Hai paura di fare quale figuraccia? Ma falla, pazienza. Tutte ne abbiamo fatte tante. Perdere la faccia non è il dramma della vita. Il dramma della vita invece è non mettersi in faccia. Quello è il dramma. E non donare la vita. He concluded asking them to be people who build bridges in a society that's composed of wars and confrontation. Pope Francis told them that being at the service of others changes the world. No alla rassegnazione. Tutto può cambiare. Ma padre, dove devo chiamare per cambiare tutto? Al tuo cuore, ai tuoi sogni, alla tua capacità di uomo e di donna di portare avanti un frutto, di generare, come genererai un figlio, una figlia domani, di generare anche una civiltà nuova, una civiltà accogliente, una civiltà fraterna, una civiltà dell'amore. Tutto può cambiare. Before leaving, many young people were personally able to say goodbye. It was getting late and the Pope had to return to Rome, but there was time for hugs, gifts, and a handful of selfies.